Presso Assindustria Salerno questa mattina viene presentato il progetto Tom & Sherry, il pomodoro oltre il sapore, semi, bucce e le nuove risorse. Un investimento che vede coinvolte vari organismi pubblici e privati. Noi siamo a colloquio con il dottor Annibale Pancrazio, amministratore delegato della Pancrazio S.P.A., ma in passato presidente dell'ANICAV, l'Associazione Nazionale Imprese Conserve Alimentari e Vegetali. In questo progetto sono interessate diverse aziende conserviere, tra cui la sua, quella della Pomiglia, la Fontanella della Famiglia Salvati. Ecco, vogliamo parlare di questo progetto, dottor Pancrazio. È un progetto importante perché è un progetto, uno dei primi progetti che mette insieme mondo dell'industria e mondo della ricerca per favorire il ritorno o trovare nuovi imballaggi alla vecchia lattina, quindi trovare nuove forme di imballaggio per questo prodotto, che comunque è un prodotto importante, quali i pomodori pelati, la polpa, la passata e tutti i derivati del pomodoro, e poi anche per far diventare questa ancora più importante e significativa, per far diventare degli scarti o dei prodotti di sottolavorazione delle opportunità di investimento e delle opportunità di crescita per il territorio, e cercando di mitigare quanto più possibile l'impatto ambientale sul territorio. La cosa che interessa l'opinione pubblica, il ritorno sul territorio, gli investimenti, che tipo di investimenti possono essere, soprattutto quale ricaduta occupazionale, un aspetto questo importante alla luce della crisi di questo periodo. Ma le nostre quattro imprese si sono messe insieme sicuramente per fare un po' da laboratorio, è da fare in modo che poi, una volta questa ricerca portata a termine, e qualora noi ci auguriamo dia buoni frutti e buoni risultati, possa essere poi diffusa a tutte le imprese del territorio. Immaginate, tutte le imprese del territorio, poi bisognerebbe costruire una sorta di consorzio, o comunque un ente, o comunque un luogo dove fisicamente si fanno e si trasformano i residui di lavorazione del pomodoro, e quindi occupazione ed economia in crescita. Contemporaneamente togliamo anche un problema o un piccolo problema alle nostre imprese, perché come voi vedete durante la campagna di trasformazione del pomodoro, siamo alle porte. Siamo ormai a 3 settimane dalla partenza della nuova campagna. Noi abbiamo necessità di far diventare tutta la trasformazione del pomodoro a impatto zero. Ecco, dottore, un'ultima domanda. Risaputo, polemiche già molte volte in passato, tutela dell'ambiente. Spesso voi conservieri venite accusati di essere stati in passato i grandi inquinatori del fiume Sarno. Ecco, come conciliare la tutela dell'ambiente con il mantenimento dei livelli occupazionali? Allora, innanzitutto noi siamo un'azienda naturale e sana, in nessuna delle nostre imprese c'è un agente chimico, addirittura non laviamo nemmeno gli impianti con la chimica, ma laviamo solo con acqua calda e pressione. Dalle nostre imprese escono solo ed esclusivamente acque di lavorazione del pomodoro, di lavaggio del pomodoro, ma con qualche volta un po' di terriccio. Questo non è inquinare, naturalmente, però le nostre imprese negli anni si stanno attrezzando sempre di più, e anche le istituzioni da questo lato in alcune aree hanno fatto dei depuratori comprensoriali che sono veramente il fiore all'occhiello della nostra zona. Non credo che in altre aree del paese c'è una concentrazione così alta di depuratori comprensoriali, per cui stiamo lavorando per uscire bene, sia pubblico che privato, da una situazione di cattiva informazione, e per fare in modo che questo sia e continui ad essere il territorio con la maggiore concentrazione di industrie dell'agroalimentare. È che qualcuno non lo sa, ma in Italia, in Europa e nel mondo. Siamo, lo ricordiamo con orgoglio, tra i primi, famoso oro rosso dell'agrocino sarnese. Noi il pomodoro, dopo 4, 5, 6 anni, l'Italia è tornata ad essere la numero 2 del mondo dopo gli Stati Uniti, ma la prima per produzioni di prodotti totalmente
per la tavola o per il consumatore finale di prodotti finiti. Naturalmente è in questo distretto si fa la maggior parte, perché l'anno scorso finalmente abbiamo ripreso la leadership, che continuiamo e vogliamo fortemente. Anche se la Puglia ci insidia negli ultimi tempi. No, la Puglia, no, attenzione, non facciamo mai confusioni. Io quando parlo di distretto e quando parlo di area meridionale. Ormai è un bacino di 5-6 regioni che cooperano e collaborano insieme. Alcune regioni a forte vocazione agricola fanno i miglior pomodoro d'Italia, d'Europa e del mondo, e alcune regioni a forte concentrazione agroindustriale trasformano la maggior parte del pomodoro fresco, che si fa qualche volta nella nostra regione e qualche volta in altre aree. Una domanda extra argomento: Mutti, una delle aziende leader del settore che opera in Emilia Romagna a Piacenza, recentemente è venuta a investire qui nella nostra provincia Oliveto Cidro. Qual è il vostro pensiero? Questo è il segnale e del valore che questo distretto è insostituibile. Mutti è l'impresa Mutti è il primo marchio presente nella distribuzione organizzata in Italia. Per vendere, per avere la completezza e la vendita di tutti i prodotti della linea del pomodoro, per cui lui al nord, cioè l'impresa Mutti al nord, fa sicuramente passata e polpa di buonissima qualità. Per fare, diciamo, i prodotti della dieta mediterranea e completare la gamma del pomodoro, per cui pomodori pelati e pomodorini di collina, ha dovuto venire a fare un investimento al sud, dove è la zona vocata. Non è possibile produrre pomodori pelati a nord Italia, non è possibile produrre pomodorini a nord Italia. Questi due prodotti sono i due prodotti distintivi del Made in Italy agroalimentare del pomodoro in Italia e nel mondo. Dei semi, delle bucce dei pomodori, quale funzioni, cioè un procedimento che viene usato? Parlare soltanto di semi di bucce e pomodori è riduttivo, perché praticamente il progetto si è posto tre obiettivi. Uno, sulla scelta varietale del Tom Jerry, sarebbe il pomodorino piccolo. Il secondo è cercare di trovare qualche contenitore che non è in alternativa ma è a supporto della banda stagnata praticamente. E il terzo è quello di, appunto, utilizzare semi e bucci di pomodoro. Devo dire che sul terzo punto, che eravamo più scettici, ci ha dato secondo me maggiore soddisfazione, perché praticamente abbiamo valutato che il nostro indotto area campana trasforma giustamente circa 22 milioni di quintali di pomodoro e teniamo scarti per circa 600.000 quintali. Bene, questi scarti, che abbiamo anche difficoltà di smaltire, e oggi noi sappiamo che possiamo utilizzarli separando semi dalle bucce. Dalle bucce troviamo delle creme che sono miracolose per le case farmaceutiche, troviamo delle sostanze che sicuramente la dottoressa poi spiegherà meglio, la professoressa Di Matteo, che praticamente sono delle farine che sono state utilizzate nella pasta con un collaboratore, con un pastificio. Mentre per quanto riguarda i semi, abbiamo ottenuto dell'olio in ragione del 13-14% sulle bucce, e 13-14% di olio significa praticamente 1000 tonnellate di olio che potranno essere e saranno utilizzate sicuramente per uso biodiesel. Si parla di questi nuovi materiali di imballaggio, certo. Praticamente, diciamo, come funzionano e come... I nuovi materiali di imballaggio sono praticamente fuori da materiale plastico, però in modalmente detto pratico, che sono dei materiali che sono sicuramente per uso commestibile e di facile smaltimento, perché sicuramente ci sarà il riutilizzo dopo lo svuotamento, a differenza della banda stagnata che ha più difficoltà di smaltimento. Questo è il nuovo materiale, tra poco vedremo sicuramente anche come si presentano, perché praticamente è una cosa nuova, ma si presenta con ottime soddisfazioni da parte nostra praticamente. Indotto occupazionale Indotto occupazionale praticamente con i nostri partner che abbiamo realizzato questo progetto, abbiamo già individuato che secondo me noi dobbiamo realizzare qualche struttura, ma realizzare una struttura significa sicuramente prevedere il ritiro dei semi e bucce di tutto il comparto dell'azienda conserviere e utilizzarlo per poi ottenere, come dicevamo, le creme, le farine e l'olio. Il punto occupazionale potrebbe essere, penso, creare un indotto significa mettere a giro perlomeno un centinaio di persone.
Quali sono gli strumenti per ridurre l'inquinamento tramite questo progetto? Ma l'obiettivo principale è quello che si riduce l'obiettivo, perché praticamente scarto significa smaltimento. Se non c'è più smaltimento e c'è utilizzazione, praticamente teniamo due cose, cioè ricaviamo ricchezza, cioè praticamente dallo scarto dei rifiuti del pomodoro noi tiriamo fuori sicuramente una ricchezza, perché teniamo fuori un'attività per 360 giorni all'anno.